Buongiorno, bentornati. Secondo appuntamento del nostro percorso formativo studiato e voluto da Evobank per voi. Come al solito, questo tipo di percorso è rivolto ai clienti e ai non clienti. Quindi, tutte quelle che possono essere le vostre curiosità di trading, necessità di informazioni, siamo a vostra disposizione. Ci siamo anche attivati attraverso appunto la predisposizione di una mail dedicata che adesso vi ricordo essere webinar@ibubank.it, in modo tale che qualora io in questa puntata, nelle successive puntate, non riesca in fase di diretta a rispondere alle vostre domande, alle vostre curiosità, raccoglieremo gli spunti che ci offrirete, cercherò di distribuire queste domande, queste curiosità nelle varie puntate, in modo tale da dare una risposta il prima possibile a tutti coloro che ci seguono in diretta. E ovviamente anche in fase di ferita attraverso l'utilizzo del nostro servizio Academy e quindi archivio disposto sul sito che poi farò vedere e richiameremo. Mi scuso intanto per il leggerissimo ritardo, abbiamo risolto gli ultimi problemi tecnici che avevamo. Ne approfittiamo anche attraverso questo tempo in più sottratto alla vostra attenzione in questo momento, lo recupereremo poi successivamente. Almeno abbiamo dato anche alle ultime persone che si stavano cercando di collegare in diretta a questa puntata il tempo a disposizione per effettuare tutti i logaggi. Mi raccomando, ricordo, come sempre, e questa come tutte le altre puntate, spero non sia un monologo da parte mia. Quindi se avrete delle domande o curiosità potete porle in modo diretto, se compatibile al tempo e alla tematica le affronteremo direttamente. Tanto è vero che stamattina parlando con un cliente mi ha dato un paio di spunti, cercherò di evaderli durante la puntata. Detto questo, come dicevo, io non sono un grandissimo teorico, preferisco nettamente la parte pratica, condividiamo la piattaforma in modo tale da essere più operativi possibili e ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione per la puntata odierna. Ok, procediamo. Allora, torniamo alla nostra Quick Trade, l'abbiamo a disposizione. Come dicevo, oggi la puntata vertirà su quello che è il concetto di analisi fondamentale ed analisi tecnica, in modo tale che questi due concetti, molto spesso separati, in quanto ci sono i fautori della prima e i fautori della seconda, secondo me in realtà sono due. Scusate, due facce della stessa medaglia, ma con fasi temporali nettamente diversi. E questo tipo di differenziale si è andato accentuando proprio negli ultimi 10 anni, secondo me. Comunque faremo un confronto in prima persona direttamente con voi. Allora, e soprattutto, una volta che abbiamo fatto qualcosa di analisi fondamentale, analisi tecnica, come questi elementi ci possono aiutare nello sviluppo di una strategia di investimento? La monitoreremo o in giornata o nelle successive puntate, qualora la stessa non sia andata a buon fine, oppure abbiamo raggiunto lo stop loss piuttosto che il take profit. Quindi, analizziamola. Io cercherò di illustrare tutti i passaggi che faccio sulla piattaforma per riconfermare eventuali funzioni che avevamo visto negli altri webinar che avevamo affrontato nei successivi eventi, nonché anche anni. Quindi vi invito ad andare magari su internet per poterli vedere, piuttosto che nelle nostre fasi di archivio. In questo momento noi abbiamo di fronte due grafici e due watchlist. Io mi ero concentrato su una serie di titoli. Se avrete delle curiosità, ponetemele in diretta, cercheremo di dargli un'occhiata velocemente. Dato che domande che mi erano giunte anche l'ultima puntata e vertevano l'aspetto short, io partirei proprio da un'analisi di quello che è l'attuale situazione dei mercati, in modo tale che si possa fare un contesto su quale si va a lavorare, su quello poi prendere le proprie decisioni di investimento. Come potete vedere, lo riporto in modo più grande così da essere più chiaro per coloro che ci seguono ovviamente da casa. Abbiamo sulla parte di destra il mini Nasdaq. Adesso lo evidenzio in modo ancora più appropriato, proprio per essere più chiari nei vostri confronti. Abbiamo una candela daily con sviluppo a 6 mesi. Ciò non toglie che io, attraverso i tasti funzione, possa incrementare questa fase di ricerca per andare all'indietro rispetto a quello che è successo, tra virgolette, negli ultimi 6 mesi, piuttosto che un anno. Questo perché ho voluto partire dal Nasdaq, l'avevamo già affrontato nella precedente puntata, proprio per evidenziare il movimento a V che si è alzato sull'indice americano tecnologico. Non stento a ricordare come questo tipo di movimento
Io non so quante persone a priori, o su, non dico sui minimi, ma anche su una fase discendente, quale poteva essere questa, per esempio, intorno a marzo, aprile, avessero scommesso su un movimento di questo tipo. Cosa che invece si è realizzata, abbiamo visto nella precedente puntata, attraverso stimoli fiscali, attraverso veri e propri stimoli monetari, accredito di liquidità, direttamente sul conto degli americani, e poi le economie che si realizzano essenzialmente sul web, quindi hanno risentito meno di quello che è stato l'impatto dell'epidemia globale che si è realizzato a livello del mercato, ha consentito all'indice americano di recuperare non solo tutta la perdita, ma anzi portarsi a nuovi massimi. Poi vi spiegherò perché sono dovuto partire dal Nasdaq e poi voglio affrontare invece un altro mercato più vicino a noi, lo vediamo al volo. Parlavamo dell'indice europeo, poi ci sposteremo anche su quello italiano, arrivo subito. In questo momento abbiamo di fronte a noi gli indici, volevo andare a recuperare quello che era l'indice Eurostoxx, lo portiamo nel nostro grafico, questo perché riportiamo la stessa impostazione grafica che abbiamo avuto sul mini Nasdaq, sull'indice americano tecnologico. Volevo anche fare una specie di trade union su quanto avevamo visto la puntata precedente, la settimana scorsa. Come vedete, il recupero del mercato americano tecnologico è stato nettamente più importante, tanto è vero che siamo su nuovi massimi di periodo, nonché di sempre, mentre sul indice europeo abbiamo recuperato quasi la metà, anzi, diciamo un 60% di quanto perso, però siamo su livelli importanti che sto evidenziando in questo momento, che se notate, lo evidenzio, lo ingrandisco per essere più chiaro nei vostri confronti, avevo rappresentato un timido tentativo di supporto nella prima fase di discesa, poi ovviamente rotto, ha continuato a scendere, e possiamo vedere come intorno alla barriera ai 3.400 circa, io ricordo sempre come supporto e resistenze non sono mai numeri precisi, ma sono aree. Abbiamo notato come attualmente la fase 3.400 sull'Eurostock abbia rappresentato ad oggi quantomeno uno stop del momento rialzista, anche se noi andiamo a vedere come specie l'indice europeo negli ultimi decine di giorni da 2008 è passato a 3.400, parliamo di 600 punti, parliamo del 20%. 20%, ok, che venivamo da una fase discesa, estremamente importante, quindi come tale i movimenti nel momento in cui incominciano a raggiungere variazioni percentuali un certo livello, 10-20%, è chiaro che anche le fasi di rimbalzo hanno percentuali perlomeno simili, però parlare di un 20% in una decina di giorni, lo evidenzio, non è cosa da poco, anche perché non stiamo parlando di un singolo indice nazionale, quindi può essere italiano piuttosto che quello tedesco, piuttosto che quello francese, parliamo di un indice europeo, quindi come tale il movimento si è realizzato più o meno su tutti gli indici che compongono l'Eurostock, quindi l'indice paneuropeo in assoluto. Quindi, ricapitolando, fase di discesa, quel primo supportino, scusate, quel primo livello a 3.400 che aveva rappresentato, lo evidenzio di nuovo, una piccola barriera nella fase discendente, intorno alla data, lo ricordo al volo, 6 marzo, quindi primi di marzo eravamo, non ha retto, ha continuato il movimento discendente che sto in questo momento indicando con il mouse, da qui processo di impulso di rimbalzo. Il rimbalzo che si è realizzato, portato a fine alla giornata di ieri, 3.400 punti, che guarda caso ricordo essere quell'elemento che aveva sostenuto per qualche giorno, l'ha evidenziato qui nel circoletto, la discesa del mercato. E in questo momento, ovviamente, essendo stato prima un supporto, adesso è divenuto resistenza. Torniamo invece anche al nostro indice, così vediamo anche il nostro mercato come si è comportato durante questa fase e ovviamente ci riallacciamo a quello che è la studio analisi grafica. Anche in questo caso possiamo individuare, si erano individuati due livelli in realtà quando c'era stata la discesa, li indico al volo. Allora, questo primo supporto lo individuo e lo andiamo a spostare a questo livello, parliamo di 22.000, stiamo parlando di indice in questo momento, così come ho visto anche gli altri di indici, e guarda caso anche questo livello da
è andata a colpirlo e in questo momento, come abbiamo visto sull'euro stock, è stata rappresentata almeno per oggi come elemento di resistenza. Allora, perché io sono partito dagli indici e perché poi arriviamo al concetto, al titolo della giornata odierna, la puntata odierna, che parliamo di strategia di investimento. Qualsiasi strategia di investimento deve essere ovviamente connaturata a quello che è l'ambiente sul quale noi stiamo lavorando. Mi spiego. Anche sull'Eurostock, come sul mini Nasdaq, c'è stata una forte discesa. Sull'Eurostock ovviamente lo inquadriamo, il movimento di rimbalzo dalla rialzista è stato nettamente più basso rispetto all'indice americano, però anche per l'Eurostock, come sto evidenziando in questo momento, c'è stato un rimbalzo. Portiamo la nostra attenzione, qui parliamo del FIB ovviamente. L'Eurostock e il FIB hanno movimenti ovviamente molto analoghi, perché essendo il FIB una componente dell'Eurostock, è chiaro che quanto fa il FIB quantomeno va a incidere sull'Eurostock. Però ciò che è importante evidenziare è come negli ultimi 10-15 giorni, un po' su tutti i mercati e nella fattispecie azionari, ma poi ve lo dimostro anche sull'obbligazionario, c'è stato un forte rimbalzo, un forte impulso rialzista. Quindi, contenutati e sottolineati gli elementi nei quali stiamo lavorando, come possiamo adesso trasferire questo tipo di impostazione ambientale, quindi abbiamo parlato adesso di analisi tecnica, nelle proprie decisioni di investimento. E volevo affrontare un attimo la differenziazione tra analisi fondamentale e analisi invece grafica. Torniamo un attimo a noi. Allora, i fautori dell'analisi tecnica e dell'analisi fondamentale molto spesso sono divisi, anche perché io ricordo come le due analisi hanno tempistiche nettamente diverse. Ricordo a tutti, o comunque a coloro che non lo sanno, che l'analisi fondamentale non è altro che lo studio dei dati macroeconomici a livello nazionale, piuttosto che dati di una singola azienda. Quindi coloro che sono fautori dell'analisi fondamentale studiano i dati, raccolgono i dati contemporanei e magari li vanno a confrontare con quello che è stato l'andamento storico, quindi non può essere l'andamento del flusso di dividendi piuttosto che l'andamento del debito. Questi raccolgono questi dati, studiano, valutano le aziende, i paesi, i debiti, insomma raccolgono una serie di informazioni e su queste basano le loro strategie di investimento. L'analisi invece grafica, come vedremo a breve, invece è un ambiente completamente a sé stante. Non prende capo quelli che sono i dati che vanno a influire sui movimenti delle aziende piuttosto che delle società in termini di debito piuttosto che di PIL, guardano soltanto i prezzi. La domanda classica che viene fatta è: quale delle due analisi va vista come cosa premonente oppure vanno affiancate l'una all'altra? Io non sono né un fautore dell'uno o dell'altro, cosa sottolineo però? L'analisi grafica, una questione temporale perlomeno, è anticipata rispetto all'analisi fondamentale. Io preferisco l'analisi grafica, cioè non toglie che qualcuno che ragioni sull'analisi fondamentale invece valga su questa e quindi opponga le proprie strategie di investimento su quest'ultima. A voi la scelta tra l'una e l'altra. Io ricordo come negli ultimi 10 anni la differenza, la dicotomia che si è realizzata tra analisi grafica e analisi fondamentale è andata ad accentuarsi. Quelle che erano le normali anticipazioni di 3-6 mesi che poteva rappresentare i mercati rispetto a un'analisi fondamentale, secondo me in quest'ultimo periodo, parlo degli ultimi 5-10 anni, è andata ad accentuarsi. Quindi si parla più di un 3-6 mesi, magari si può andare anche a quasi a un anno. Detto questo, torniamo ai nostri grafici, quindi ricondividiamo lo schema e procediamo con le nostre strategie di investimento. Allora, torniamo alla piattaforma, quindi come tale abbiamo la nostra piattaforma. Io mi sono già permesso, per una questione di tempo, né più né meno, di inserire nella nostra watchlist webinar una serie di strumenti che volevo osservare con voi in prima persona, sia in un'ottica, passatemi termine, storico, piuttosto che in ottica intraday. Allora, volevo far vedere oggi una strategia di investimento long e una strategia di investimento short. Io, allora, ribadisco tutto ciò che è stato fatto vedere nella puntata precedente, nella puntata odierna, tutte le puntate successive che si realizzeranno, come ricorda il disclaimer all'inizio e come ricordo io in diretta tutte le volte, non rappresenta in alcun modo alcun segnale di acquisto e di vendita, sono soltanto dimostrazioni di potenziali strategie, quindi come tali sono soltanto surrogate alla dimostrazione dei servizi offerti da Wubank
e le potenzialità della piattaforma. Veniamo a noi. Supponiamo che, qui riporto direttamente il grafico, il mini di Nasdaq, quindi l'indice tecnologico americano, secondo me, verso questa visione, abbia fatto molto del suo percorso di crescita e quindi come tale, magari, non dico un'inversione di lungo, ma un ritracciamento più o meno di 4-5%, possa essere alla portata di questo indice. Non voglio lavorare sul mercato americano, voglio lavorare sul mercato italiano. L'indice o il titolo, ricordatemi, che più si avvicina al settore tecnologico americano, anche se ovviamente non è la stessa cosa, è il titolo STM. In questa puntata parleremo di azioni, poi quando nella successiva puntata affronteremo il discorso ETF piuttosto che certificati, dimostrerò quanto sto dimostrando, vedendo oggi sul titolo STM, si possa fare anche su altri strumenti. Ma oggi vogliamo porre la nostra attenzione sul titoli azionari, osserviamoli quindi come tale su STM. Allora, cosa posso fare se la mia visione è di un ritracciamento del mercato tecnologico mondiale e quindi come tale anche avere un impatto sul titolo STM potenzialmente quotato sul mercato italiano ma anche su altri mercati, esempio francese, tanto per darvi un'idea. Allora, sono negativo almeno a breve sul titolo STM, vorrei andare a prendere una posizione corta su questo strumento, quindi parliamo di ipotesi 11 pezzi. Voglio andare a vendere queste mie 11 STM, supponiamo a 24 e 11. Possiamo fare due cose quando andiamo a prendere una posizione sia corta sia lunga, in questo caso vorrei prenderla corta. Mettere un ordine di vendita, ho già impostate nella mia macchina uno stop e un take profit, cosa che io suggerisco se è un'ottica intraday, e come? Lo dimostriamo al volo. Voglio andare corto su STM a 24,11 per 11 pezzi e voglio già simultaneamente mettere lo stop loss, in questo caso supponiamo la 25, dei profit invece a 23. Ovviamente i valori che sto mettendo sono accademici, anche data l'esiguità dell'importo che andiamo a porre in essere. Proprio far vedere come la gestione di un ordine in una posizione. Quindi andiamo a mettere la vendita, andiamo a fare una posizione corta, scommettiamo sul ribasso del titolo, quindi andiamo a cliccare su vendi, ovviamente c'è la conferma dell'ordine. Come possiamo notare, spero si possa notare anche da remoto, passatemi il termine, il 24,11 che noi abbiamo indicato come prezzo di apertura di posizione è stato evidenziato sul book in verde. Siamo tra le attuali 14 proposte secondo livello di lettera e rispondendo a una domanda che mi è stata posta da un nostro cliente, così ne approfittiamo, faccia più cose contemporaneamente, sulla piattaforma Conti è data a disposizione il book disaggregato, il book a 20 livello e quindi il book disaggregato. Cos'è? Non è anche che una profondità maggiore per quanto riguarda il primo frontend del book a 20 livelli del book tradizionale al quale noi siamo abituati, i 5. A cosa serve questo book? A evidenziare dove sono io all'interno delle vari livelli di book. Come faccio? Se vado a cliccare su order book, che è esattamente questa seconda linguetta che voi potete trovare, eccola là, volevo dimostrare un dato, non ce l'abbiamo fatto, sono andato corto, però poi riaffronteremo l'argomento magari in una posizione long. Cosa volevo dimostrarvi? Abbiamo avuto l'eseguito, l'avete sentito dal movimento sonoro dove è presentata la piattaforma. Noi possiamo direttamente notare nel book come viene evidenziata la proposta su quale io sono corto, quindi io sono in questo momento scommesso una posizione corta su STM a 24,11, lo evidenziamo qui come prezzo di carico, per la quantità ovviamente posta direttamente sul book. Andiamo a vedere giusto gli ordini per avere la conferma di quanto abbiamo fatto. Come notate, mettiamo soltanto gli eseguiti e gli attivi, come si fa? Tasto destro del mouse, così facciamo anche un ripercorso di quelle che sono tutte le funzioni offerte dal nostro servizio trading attraverso la piattaforma di WBank, qui Trade. Tasto destro, visualizza filtri, non mettiamo tutti come visualizzazione, ma mettiamo soltanto gli attivi e gli eseguiti, giusto per avere uno sviluppo più preciso. Allora, la nostra apertura corta, vendita di 11 pezzi a 24,11, ma quello che mi premeva porre la vostra attenzione erano gli altri due ordini in attesa. L'acquisto in entrambi i casi per 11 pezzi sul titolo STM. Un primo ordine sarà come stop di posizione, avevamo
inserito a 25, l'altro a 24. Quindi, ritornando a noi, io ho messo un ordine in vendita, ho mantenuto il buco proprio per dimostrare quello che abbiamo inserito, di posizione corta a 24,11, con stop a 25, chiaramente ricordo che lo stop è a un prezzo superiore perché noi siamo corti, viceversa, se vogliamo invece il take profit, dovrà il titolo arrivare a 23 come prezzo limite. L'ordine, la strategia che abbiamo messo in essere in questo momento, ha utilità oggi ed è evidenziata direttamente sul book. Lasciamo stare un attimino questa posizione e andiamo a osservare un altro tipo di titolo che può essere interessante. Io me l'ero conservato nell'ultima puntata, purtroppo c'è scappato, ma volevo dimostrarvi comunque una cosa, anche sotto l'aspetto tecnico, su come si possono seguire e studiare le proprie strategie di investimento e quindi come tali rispettarle. Ed era il titolo EMAC. Lo stavo osservando questo come mia possibile strategia di trading da un po' di tempo, perché se voi notate il titolo, ovviamente quello che ha fatto in questi due giorni era quello che mi auspicavo di mostrare nella successiva puntata, ci ha anticipato di un paio di giorni, ma volevo farvi vedere due cose. Primo, anche in questo caso parlavamo di movimento ovviamente di ribassista, quindi evidenziamo la parte che più ci interessa. Io avevo individuato, quindi questa sta alla vostra possibilità, selezionare una serie di titoli al quale voi siete interessati o per ragioni fondamentali o perché vi piace la politica dei dividendi che viene eseguita dalla società. Avevo individuato un canale entro il quale il titolo era stato compresso per parecchio tempo e aspettavo la rottura al rialzo. Volevo dimostrare questo tipo di strategia, non dico in diretta, ma perlomeno fare una posizione per qualche giorno. Il mercato in questo momento non ci ha aspettato, è partito. Quello che avevo individuato come un titolo che stava accumulando volumi per poi esplodere in più o meno lungo termine, in realtà, come dicevo, come potete notare nel grafico, è partito in questi due giorni con operazioni percentuali importanti. Perché adesso io magari non lo riesco a evidenziare in modo chiaro. Sistemo un attimo il grafico, giusto per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, ma non dico che uno possa prenderlo a 60, ma anche a 61, arrivato a 75, parliamo di un 17% circa di guadagno. E come abbiamo visto sul mercato americano, l'indice, anche in questo caso, guarda caso, ma non è in realtà un'eccezione, livelli che prima si erano dimostrati importanti di resistenza, anche in questo caso, per ora, il titolo l'ha conservato. Cioè, a 74-75, il titolo che aveva sentito questo livello di prezzi precedentemente, lo evidenzio con un cerchio, e parliamo della data, giusto per darvi anche un riferimento temporale, del 27 marzo circa, quindi fine marzo, per ora abbia ripetuto questo tipo di approccio. Cioè il livello di 0,75 sul titolo EMAC ha rappresentato per ora un livello di resistenza. Quindi coloro che erano entrati a livelli più bassi possono decidere: chiudo la posizione, porto sul guadagno, credo in una rottura invece di questo valore con magari una proiezione 85, quindi un lavoro di questo tipo, mantengo la posizione in portafoglio. Io ricordo sempre, questo è un altro input che dico in generale, qualora io abbia una posizione positiva e abbia parte del mio capitale investito, non è mai brutta cosa vendere perlomeno metà della propria posizione. Così se il titolo dovesse continuare il movimento, continuate a guadagnare sulla parte restante. Se invece dovesse ritracciare, metà della vostra guadagno potenziale, 60%, ognuno decide poi quanto investire, invece è stato portato in cascina, fino in cascina. Leggo ancora una domanda che ci è arrivata in diretta, speriamo che sia la prima di molte, così da rompere il ghiaccio. Hai messo un ordine a prezzo limitato, se non ci fosse stata la possibilità di aver utilizzato totalmente l'ordine. Allora, io ho simulato un ordine limitato, questo perché in genere, anche per una questione accademica, con un ordine limitato, a parte quest'ultima volta che ci ha fatto subito l'eseguito, riesco a spiegare che cosa ho fatto e che cosa volevo fare. Chiaramente, se un titolo per regolamento di mercato, per disposizione di consul di quel momento, vieta l'inserimento di ordini al meglio, la piattaforma avrebbe rifiutato la proposta. Quindi, rispondendo alla domanda, se il titolo, il mercato, la disposizione consul consente l'inserimento di ordini limitati, l'ordine va sul mercato. Ordini al meglio
verranno rifiutati simultaneamente. Se avete risposto alla domanda, qualora non l'abbia ben interpretata, nel presentatela io risponderò al concetto. Allora, ricordo sempre come abbiamo la posizione corta su STM, 24.11 per 11 pezzi, gli ordini ovviamente che abbiamo inserito in stop e in take sono sempre sulla nostra macchina, quindi anche se io mi dovessi addormentare in questo momento non c'è nessun tipo di problema. L'ordine limitato. Cosa posso fare però? La mia strategia, come impostata precedentemente, è la qualità oggi. Visto che voglio dare un'ottica educational con voi e seguire le nostre posizioni a più largo respiro, poi per vedere come gestire una posizione in portafoglio per più giorni, voglio andare invece a inserire degli stop e dei take profit per più giorni. Come faccio? Allora, ho cancellato gli ordini precedentemente inseriti, infatti ve lo dimostro come. Non ho più ordini live e ordini in attesa, ve lo presento al volo sulla piattaforma. Ok, quindi il mio ordine take e stop l'ho cancellato, ho soltanto la posizione corta in portafoglio, voglio mettere invece uno stop e un take profit per più giorni, in modo tale che secondo me STM da qua a tre giorni potrà scendere, però ovviamente voglio mettere anche, come posso dire, un limite alla mia perdita, in modo tale da non perdere troppi soldi sul mercato. Come faccio? Il modo più semplice è, da viste, richiamare il nostro portafoglio, dettaglio portafoglio, sottolineo il titolo, nella fattispecie per ora ne abbiamo solo uno, quindi non possiamo sbagliare, quindi sottolineo col tasto sinistro, poi subito il tasto destro, andiamo sulla funzione Take Profit Stop Loss. Si aprirà già una maschera che noi possiamo compilare, però qual è l'aspetto semplice barra importante? Come potete già notare, la maschera presenta già maggiore uguale e minore uguali, in modo tale che chi non ha le prime armi con le posizioni corte oppure non conosce ancora perfettamente la piattaforma, limita le proprie possibilità di errore. Torniamo a noi. La posizione corta sul CTM è stata aperta a 24.11 per 11 pezzi e siamo qui, ben presenti. Voglio andare a mettere lo stop loss, partiamo dalla parte iniziale, dato che noi siamo corti dobbiamo tutelarci se il titolo sale, quindi cosa facciamo? Io indico sempre, partiamo dal nostro prezzo 24.11, muovendoci direttamente col mouse sulle freccettine. Allora, noi abbiamo aperto la posizione per 11 pezzi a 24.11, a quanto vogliamo stopparla? Supponiamo a 24.50, quindi andiamo a modificare i prezzi. Ricordo come posso scrivere i numeri sulla corretta 24 tastiera oppure scriverci con le freccettine. Io consiglio sempre in ottica educational, sempre per evitare errori, specie all'inizio, di sforzarsi con le freccettine in modo tale che non si vanno a sbagliare virgoli e punti. Una volta che STM ha raggiunto i 24.50, io questo tipo di ordine voglio che sia limitato oppure al meglio, se lascio limiti di prezzo, ovviamente dovrò indicare anche in questo caso il limite al quale sono disposto a comprare e a vendere. Anche in questo caso supponiamo che l'ordine si attivi a 24.50 e avrà un range di prezzo fino a 24.60. Se invece voglio che l'ordine stop, una volta che il STM tocchi 24.50, parta al meglio, seleziono al meglio e andiamo a cancellare la dicitura sottostante. Ok, ho cliccato, ci siamo. Lo ripresento al volo, quindi 24.50, qua mettiamo al meglio e non tocchiamo il prezzo. Poi, questo parlavamo ovviamente di stop loss, quindi se il titolo dovesse iniziare a salire. Invece c'è un caso in cui invece, bontà mia, ho individuato un canale discendente sul titolo STM nella fattispecie, voglio andare a tirare il mio profitto, in questo caso, a 23.50, quindi mezzo euro di stop a rialzo, mezzo euro di guadagno a ribasso, quindi come tale indichiamo minore o uguale già espresso la macchina, 23.50. In questo caso invece voglio mettere lo stesso prezzo, non voglio mettere l'ordine al meglio come stop che avevo presentato precedentemente, andiamo invece a metterlo limitato. Come vedete, ricordo come i due ordini sono collegati, quindi il primo che venga attivato sul mercato, supponiamo che STM, mi sono sbagliato, voli a questo punto, vada a 24.50, stopperà la posizione al meglio e l'ordine take profit in basso verrà cancellato in automatico dal sistema.
diamo ok al nostro sistema, c'è tutta la conferma dell'ordine, come sempre io ritengo sempre almeno all'inizio di tenerlo come elemento importante proprio da prendere posizione e pratica della nostra piattaforma. Poi nel momento in cui questo tipo di strategia, operatività viene padroneggiata dal nostro investitore, potete togliere anche le conferme. Quindi abbiamo inserito i due ordini, ve li dimostro, eccoli qua. Il nostro stop al meglio, quantità è sempre 11, e il nostro take profit invece è limitato a 24,50. Questi due ordini sono collegati, quindi come tale il primo che verrà effettuato sul mercato ovviamente cancellerà il precedente. Quindi abbiamo l'impostazione di una posizione corta sul titolo STM con il nostro take profit e stop loss. Inizia a vedere quello che può essere una strategia long, o quantomeno l'analisi di un titolo che io voglio evidenziare, studiare o comunque prendere posizioni in ottica invece a rialzo. Torniamo al nostro, alla nostra webinar, alla nostra watchlist. A me piace molto vedere il titolo Intesa, non tanto per una questione di fundamentali, sapete, come ho detto precedentemente, io prediligo nettamente l'analisi grafica per una questione di tempistiche, non tanto per bontà dell'analisi in sé. Un attimo solo che leggo un'altra domanda, come si fa a mettere uno stop loss sul vertical matrix? Ok, allora, dato che questo è un argomento che volevo affrontare in un altro momento, specie sui derivati, mi riprometto di dare risposta a questa domanda, anche perché era un elemento che avrei affrontato. Oggi, per una questione di tempo, se riesco cercherò di farlo, ma non credo. Come immagino, non avrò tempo, lo affronterò nelle successive puntate, ma sicuramente affronterò l'argomento. Allora, Intesa. Come dicevo, Intesa a me non piace, cioè non ne faccio un discorso di analisi fondamentale, ma ne faccio un discorso di analisi grafica. Per me è un titolo molto valido, non lo dico io stesso, non lo dicono molti trader, è un titolo che risente molto, evidenzia molto quello che è l'analisi grafica. Avevo affrontato questo argomento nelle puntate realizzate nel webinar fatti precedentemente. Quello che però voglio dimostrare e ricordare è una strategia di investimento, non è la mia strategia di investimento. Ognuno ragiona con la propria testa. Su un attimo, quanto costa lo short per di più? Allora, è arrivata un'altra domanda, questa la invece la realizziamo al volo perché è molto semplice la risposta, e qui la piattaforma Quicktrade è un elemento veramente utile e pratico per chi opera tutti i giorni in autonomia con i propri soldi, con le proprie strategie di investimento. Se io vado ad applicare il book di STM, io faccio vedere uno dei modi più veloci attraverso i quali si possono recuperare queste informazioni. Cioè, non toglie che ci sono altri canali che poi ricorderò dove si recuperano queste informazioni. Se io apro il book, all'interno del book, per chi è abilitato al servizio marginazione, che cos'è il servizio di marginazione? La possibilità di andare lunghi e corti sui titoli con i propri soldi oppure con l'effetto leva. Ad ogni modo, possiamo notare, spero che si evidenzi, come nel book c'è questo pulsantino che rappresenta una D. Se non ci andiamo a cliccare sopra, e come vedete sul mouse compare subito la funzione di disponibilità strumento, cosa ricapitola la nostra piattaforma? In modo immediato e diretto, lo dimostro. Aggiorniamo un attimo il campo, lo allargo un attimo per essere più chiaro. Allora, intanto noi recuperiamo come con la liquidità messa a disposizione, qui parliamo della mia utenza e parliamo di 866 euro, lo possiamo notare qua evidenziando, posso andare a comprare titoli long per un controllo di 6.079 euro e short per 6.223. Questo è commisurato anche il numero di pezzi all'ultimo scan in questo momento, e ricordiamo anche la percentuale che noi richiudiamo in questo momento sul titolo STM. Nella fattispecie il 13%. Cosa vuol dire? Su un controllore investito di 100 euro noi ne chiediamo 13, quindi abbiamo una leva intorno a 7, leva 7. Rispondendo alla domanda che ci aveva posto il nostro amico in diretta, il tasso viene riportato, come vedete, per la posizione corta in basso a destra. Quindi un metodo molto veloce, molto pratico per avere una serie di dati sia in ottica di scalping intraday e sia in ottica di posizioni per più giorni short nella fattispecie. Spero di aver risposto alla domanda postaci in diretta. Torniamo al titolo Intesa. Come fa una persona a mettere in piedi una posizione di investimento
quindi positiva, un'ottica long, attraverso un'analisi grafica. Allora, io dico sempre di non farsi condizionare da i dati, i prezzi di questo momento e andare a partire da un'analisi grafica invece da più lungo termine, quindi posteriore. Allora, in questo momento io sono andato ad evidenziare sul titolo intesa, parliamo sempre di un'ottica daily sul titolo stesso, e andare a tracciare quelli che hanno rappresentato livelli importanti sul quale il titolo abbia pensato, ci sia riflettuto in termini di prezzo e quindi di movimento. Individuo ovviamente tutto ciò che sono i prezzi indicati, l'ho detto prima, è una pura mia strategia personale. È giusto per darvi un'idea di quelle che possono essere le basi su quale un cliente, un potenziale cliente, possa basare le proprie strategie di investimento. Allora, individuo questo prezzo, individuo anche quest'altro prezzo sul titolo intesa e quest'ultimo supporto. Ovviamente se ci estendiamo in un'ottica più elevata abbiamo questi altri prezzi. Stiamo parlando in arco temporale, lo ricordo, come tra maggio 2012 e novembre 2015, un arco temporale di 3 giorni. Individuati, lasciamo stare prezzi ben superiori perché sono perlomeno anacronistici durante questa fase di mercato, ci spostiamo a un periodo più vicino a noi, come sulla barra che trovo in basso a sinistra del grafico, porto la mia attenzione a valori più recenti, passatemi il termine. Possiamo notare come i prezzi che abbiamo individuati prima, 2012 e 2015, notate come vengono ripetuti anche successivamente, quindi come tale si possono individuare aree di interesse. E un'altra area di interesse che io ritengo opportuna, oltre a quelle precedentemente tracciate, è questa qui, questo 1,93. Ok, spostiamo la nostra attenzione ancora più ai giorni nostri e vedete, io lo evidenzio con i cercolini, come non è una questione di essere professionisti in analisi tecnica piuttosto che super esperti. Io mi sono limitato a guardare né più né meno che dei grafici passati, ho visto dove il titolo intesa, di quei prezzi su cui il titolo intesa ci ha pensato, io dico sempre questo tipo di termine proprio perché rappresentano livelli significativi e notiamo come anche ai giorni d'oggi, parliamo di ottobre 2018, agosto 2019, il titolo intesa, questi prezzi 1,83, 1,95, 2,10, si siano dimostrati livelli importanti. Allora, veniamo a noi. Intesa. Partendo dal presupposto che abbiamo fatto quell'analisi iniziale, cioè di un forte movimento rialzista, per quanto meno di rimbalzo, che è realizzato sotto un mercato per una ventina di giorni, guarda caso, lo evidenzio, anche sul titolo intesa ci sono state una decina di giorni di profondo positività, un forte impulso rialzista, lo evidenzio al volo sul grafico. Quindi, partendo dal presupposto che io voglio costruire una posizione rialzista sul titolo intesa, entrare adesso sul titolo intesa fattibile. Vado sul book, lo apriamo al volo, dal grafico, compro il titolo, in questo momento sta perdendo il 4,80, o se diciamo un 71,74, vado long. Se però la mia strategia, il metodo di lavoro che io consiglio di fare proprio, ma soprattutto di seguirlo, si basa sull'individuazione di livelli di ingresso, andiamo a studiare questi livelli di ingresso sul titolo intesa. Secondo me, un livello di ingresso sul titolo intesa può essere questo, 1,64. Quindi io non mi faccio traviare da quello che è il meno 4 di oggi, perché se il mio metodo, e ribadisco, ognuno si deve fare un proprio metodo, è basato su livelli di analisi grafica, non fa una questione di variazioni percentuali, ma bensì un'analisi di puro prezzo indicativo. Quindi, se secondo me 1,64, lo evidenzio di nuovo, è questo elemento qui nella nostra barra, è un prezzo di potenziale ingresso, perché da prima ha rappresentato un livello di resistenza, poi qui invece è stato rotto tranquillamente, quindi ha avuto un forte impulso rialzista, è probabile che il titolo ci possa tornare. Allora, cosa faccio io? Dal titolo intesa, decido la mia capacità di investimento. Allora, abbiamo i famosi 11 pezzi pari a circa 260 euro sul titolo STM corto. Cerchiamo di replicare la stessa cifra, più o meno, sul titolo Intesa San Paolo. 260 euro, vale il titolo 1,64,
70, diciamo 150 pezzi circa. Individuato 1,64 come di livello d'ingresso, voglio comprare, ricordo sempre, 1,64 non è mai un livello, un prezzo preciso, è un'area di ingresso. Supponiamo che 65,10, voglio comprare i miei 150 pezzi del titolo Intesa. E voglio che questo tipo di strategia non sia valida soltanto per il giorno odierno, ma bensì per più giorni, perché io non so se il titolo ci andrà tra un minuto, un giorno, una settimana, mai. Supponiamo di poter studiare questo tipo di strategia, diciamo almeno a 18, per darvi un'idea, quindi anzi 19, fine settimana prossima. Quindi voglio comprare 150 STM a 1,65 e 1. Come al solito io posso già decidere ora di mettere un stop e un take profit, oppure non inserire nulla. Io voglio però in questa fase dimostrarvi la differenza tra ordine sul mercato e ordine condizionato, proprio per una questione di liquidità. Allora, 150 pezzi in acquisto a 1,6510, l'ordine sarà valido fino al 19 giugno. Chiamo l'acquista, vi dimostro direttamente negli ordini. L'ordine è accettato dal mercato. Chiudiamo un paio di finestre cercando di non disperdere la vostra attenzione su troppe finestre, quindi corre il rischio di perdervi durante la mia tentativo di spiegazione. Allora, l'ordine sul mercato, quindi c'è un ordine presente sul book, come tale infatti anche la liquidità ovviamente è stata decurtata direttamente dal portafoglio. Anche in questo caso, rivediamo al volo un attimo solo, leggiamo anche quest'ultima domanda. I costi dello short multi-day vengono già calcolati a piattaforma nel profit o nel stop loss. Allora, dato che i WBank non sa quando il cliente andrà a chiudere la posizione, se in ottica intraday piuttosto che in ottica multi-day, il calcolo del profit e loss verrà effettuato soltanto successivamente alla chiusura della posizione, quindi i costi saranno applicati successivamente. Per essere molto chiari, se io dovessi chiudere la posizione su un titolo facendo 200 euro di utile, auguriamocelo tutti sempre di parlare utile, da questo dovranno essere decurtati i costi sostenuti per lo short overnight per il numero dei giorni che ho mantenuto la posizione aperta. Quindi, rispondendo velocemente alla domanda, la piattaforma a prescindere non è in grado di discernere già il costo sostenuto per la posizione corta portata overnight. Allora, c'è una seconda possibilità per inserire ordini sulla nostra piattaforma direttamente sul nostro server senza intaccare la liquidità e quindi cercare di non limitare troppo la propria capacità, possiamo offensiva, quindi barra di fuoco. Invece di mettere un ordine accettato dal mercato, quello che abbiamo fatto noi per 150 pezzi a 1,651, andremo a mettere un ordine condizionato. Perché faccio questo? Per due ordini di ragioni. Allora, prima inseriamolo, poi vi spiego perché è molto utile questo tipo di funzione. Mettiamo IV ultimo contratto minore o uguale. Volevamo comprare il titolo Intesa a 1,651 e vogliamo comprarlo sempre allo stesso prezzo, 1,651, e l'ordine è sempre valido fino al 19 giugno. Ricordo come la liquidità, lo possiamo vedere qui di fronte a noi, è 797,47 euro. Vado a inserire l'ordine, voglio dimostrarvi una cosa. L'ordine è in attesa, cioè non è un ordine sul mercato, ma è un ordine sul nostro server. Questo che cosa comporta? Vantaggi e svantaggi. A me preme sempre ricordare come qualsiasi strumento, strategia, ordine ha degli aspetti positivi e meno positivi. Partiamo dagli aspetti positivi. Essendo un ordine in attesa, non colpisce la liquidità. Infatti io aggiorno, ho 797 euro. Questo perché lo volevo dimostrare. Se la mia capacità di disponibilità liquide è limitata e io le faccio un classico esempio con i miei 800 euro e voglio seguire più titoli perché non so se prendo posizione su Intesa piuttosto che Eni in generale o che ne ha più ne metta, invece di inserire ordini sul mercato che vanno a limitare progressivamente la mia liquidità, posso inserire invece degli ordini condizionati. Ricordo come è sufficiente esprimere dal book compravendita. In questo caso voglio comprare, quindi voglio abbassare il mio prezzo, mettiamo l'ultimo contratto minore o uguale, 65,1, limitato. Ciò non toglie che posso mettere anche un ordine al meglio, una volta che togli 65,1. Come notate, se io esprimo la funzione al meglio, non mi fa più scrivere il prezzo limitato, ovviamente. Se invece voglio il prezzo limitato, andiamo a scrivere 65,1.
Questo ci consente, come dicevo precedentemente, la possibilità di mettere più ordini a più livelli su più titoli sullo stesso titolo senza intaccare la liquidità. Infatti, abbiamo inserito l'ordine accettato dal mercato a 1,651 e un ordine condizionato allo stesso prezzo. Voglio invece abbassarlo, prendere un'altra posizione a 1,55. Questo qua invece, se verrà realizzato sul mercato, lo voglio al medio. Sempre di 150 pezzi, buttiamo l'ordine anche in questo caso sul nostro sistema. Anche questo è un ordine in attesa e come tale ho sempre i miei 797, qui in alto dimostrato sulla piattaforma, non intaccati. Quindi gli ordini condizionati ci consentono di poter lavorare con più ordini sullo stesso titolo o più ordini su diversi titoli senza impegnare la liquidità, quindi poter mettere in piedi strategie teoriche su più titoli, quindi avere la liquidità non impegnata almeno momentaneo fino a quando non si verifica la condizione. In questo caso sul titolo intesa parlavamo di 1,651 nella prima casistica, mentre sulla seconda parlavamo di 1,50. Allora, è arrivata un'ulteriore domanda per gli stop loss, gli obblighi condizionati inseriti e poi concerto, ci sono commissioni? Assolutamente no. Tutto ciò che viene fatto online da parte del cliente, l'inserimento e la cancellazione, non ha commissioni. Ricordo come io, per praticità e comodità, e ovviamente sfruttando al massimo quelli che sono i minuti a disposizione, ho dimostrato questo tipo di strategia sulla piattaforma Quitrade, ma sicuramente nelle successive puntate vi dimostrerò che tutto ciò che viene fatto in una piattaforma può essere fatto anche dalla piattaforma browser, quindi contenuto nel pacchetto base del conto trading che non ha costi, oppure con le app trading, anche quelle gratuite, scaricabili su qualsiasi sistema operativo, mondo iOS piuttosto che Android, a prescindere dal cellulare a vostra disposizione. Lo dimostrerò anche questo nelle puntate successive. Quindi, rispondendo alla domanda, tutto ciò che viene fatto online in autonomia dal cliente non ha costi. Allora, abbiamo inserito l'ordine acquisto sul mercato. Vi ho dimostrato come si possono inserire ordini sia accettati dal mercato sia ordini invece in attesa. Voglio cancellare gli ordini subito un'intesa perché volevo riprendere al volo il discorso che facevo precedentemente del book a 20 livelli. Quindi cancelliamo gli ordini, come si fa? Uno dei modi più veloci dal book, clicco sul tasto revoca. Come notate, abbiamo cancellato gli ordini precedentemente inseriti sul titolo intesa. Allora, andiamo invece a mettere un ordine sul titolo intesa, non prima di aver dato un'occhiata invece su quanto succedendo invece sul nostro titolo STM. Come notate, e lo dimostro come, recuperando il derivato americano, e mettiamolo in ottica intraday, volevo dimostrarvi come, mettiamo 5 minuti esempio, l'indice americano anche oggi a 5 minuti continua a salire. Come vedete, la mia posizione è corta, fatta su STM a 24,11, in questo momento è una posizione di gain e pensate invece a una di perdita, ovviamente momentanea. I nostri stop ci sono in macchina, quindi la monitorata, non è che se il titolo STM dovesse partire io ho perdite illimitate, ho il mio stop in macchina, quindi come tale torniamo invece al discorso intesa. Allora, andiamo a comprarci 150 pezzi di intesa a 1,7252. L'ordine è valido per la giornata odierna, lo voglio mettere in macchina, quindi non voglio ordini validi da più giorni, ma soltanto per la giornata odierna. 72,52, andiamo a metterlo in macchina, anzi ammassiamo un attimo perché voglio parlare di book verticale. Allora, ci mettiamo a 72,46, acquista sul secondo, mettiamo limite di prezzo, perché come notate la piattaforma verifica sempre quanto un cliente scrive in termini di congruenza. Io cosa avevo fatto? Ho lasciato al meglio, ma ho lasciato anche un prezzo. Non è possibile. Se metto al meglio, non posso esprimere un prezzo. Mettiamo limite di prezzo, 72,52, acquista. Ordine primo livello, eseguito. Anche in questo caso non abbiamo mai tempo di fare una dimostrazione. Allora, cerchiamo di fare una cosa. Andiamo in vendita. Allora, voglio chiudere la posizione a 150 pezzi a 72,62. Vedete, ho la posizione lunga per 150, prezzo di carico 52. Chiudiamo a 68, andiamo in vendita.
apriamo velocemente nella speranza che l'ordine resti in macchina. Come non detto, oggi è impossibile dimostrarvi il book disaggregato. Allora, lasciamo l'operatività e facciamo un esempio più che altro teorico. Allora, vendiamo 150 pezzi, anzi 151, speriamo di riuscire a dimostrarvelo, 72,88. Allora, il book è, scusate, l'ordine è dentro il book, evidenziato 72,88. Col book a 20 livelli è possibile evidenziare dov'è la mia proposta. Allora, dato che il mercato in questo momento si sta muovendo velocemente, ve lo dimostro invece sul titolo EMAC, che è un titolo molto più tranquillo, ma non tanto per il titolo in sé, ma almeno abbiamo la possibilità di dimostrare quello che voglio farvi notare. Allora, mettiamo il titolo EMAC, mettiamo il nostro acquisto, supponiamo 1000 pezzi, li compriamo a 68,50, acquista. Allora, siamo in book. In questo momento a 68,50 ci sono due proposte. Vi voglio dimostrare come nel book disaggregato, che richiamo al volo, trascino col tasto sinistro del mouse all'interno del book, l'order book che abbiamo del titolo EMAC in questo caso, andremo a evidenziare come la mia proposta per 1000 pezzi a 68,50 è seconda. Infatti a 68,50 ci sono due livelli proposta, abbiamo comprato anche sul titolo. Oggi è impossibile dimostrarvi qualcosa su qualsiasi titolo. Come sempre, allora ci rimettiamo in vendita a 69,3 per il titolo EMAC, anzi abbassiamoci un pelo, andiamo a 68,9, vediamo, niente. Come notate il book, volevo dimostrarvi la priorità in book, però anche sul titolo EMAC oggi abbiamo delle cose importanti, andiamo in vendita. Allora, 1000 pezzi a 68,80, spero di avere il tempo di mostrarvi. Noi a 68,80 siamo i primi in livello. Notate, 1000 pezzi, 68,80, c'è una seconda proposta attualmente per 5000 pezzi, sempre a 68,8. Questo cosa vi consente, il buco disaggregato? Vedere dov'è la vostra proposta. E infatti un secondo elemento che io fornisco proprio in un'ottica di dimostrazione della nostra operatività, della nostra strategia, qual è? Laddove è possibile, io consiglio sempre di mai di mettere quantità precise. Io ho messo in questo caso 1000 pezzi. 1000 pezzi, se c'è un'altra proposta allo stesso livello, io non potrò mai sapere se sono predavanti a lui o dopo di lui. Quindi mettete sempre quantità 1001, 1003, 1005, così chi ha interesse a vedere dov'è la prima proposta all'interno del book, quindi vedersi all'interno del book, sa a qualsiasi momento se è prima o dopo altre proposte. Ok, allora torniamo a noi. Siamo corti su STM 24.11, in Chiesa San Paolo abbiamo fatto del day trading, ma il mio intento era dimostrare come nel book a 20 livelli c'è la possibilità di vedere le proprie proposte. L'ho evidenziato sul titolo EMAC. Abbiamo la posizione 68,5, in questo momento è diventata addirittura lettera, quindi non voglio mantenere la posizione sul titolo, voglio conservare invece il mio ordine per più giorni nella speranza di riuscire a venderlo. Allora, voglio andare a vendere a 68,3, dato che non voglio chiudere la posizione, non ho fretta perlomeno di chiudere la posizione oggi, mettiamo una data, 19 giugno, così avremo nei successivi giorni, nelle successive puntate, la possibilità di seguire l'andamento della nostra strategia. Quindi 1000 pezzi, 68,3, li vendiamo fino al 19 giugno. Clicco su vendi, eccoci qua, book, primo livello, in vendita. L'ordine valido da oggi fino al 19 giugno. Vedremo nelle successive puntate come si sarà comportata la posizione long, la fattispecie sul titolo EMAC, e come sarà comportata invece la posizione corta sul titolo STM, ovviamente da qua ai prossimi giorni. Vediamo se sono arrivate altre domande. No, per ora non vedo ulteriori domande. Se ce ne saranno, vi invito sempre a utilizzare l'indirizzo webinar@webank.it. Mi ricorderò perfettamente dell'impossibilità di inserire degli stop sul vertical matrix, quella domanda che c'era stata posta all'inizio del... Eccola qui. Abbiamo chiuso anche la posizione sul titolo EMAC. È impossibile oggi avere una strategia a lungo termine. Allora, facciamo in questo modo. Perché mi permetteva di mostrarvi come sulla piattaforma è possibile fare scalping, come stiamo facendo noi, anche se non era il mio primo intento diretto, ad essere onesti. Andiamo a prendere una posizione sul titolo Intesa.
Allora, compriamo 100 pezzi a 71,88. Vediamo se l'abbiamo eseguito. Siamo in terzo denaro. E mentre aspettiamo l'eseguito, nella speranza di averlo eseguito, andiamo a fare quello che è la nostra analisi fondamentale direttamente su il... Ah, già che ci sono, ne approfitto. Visto che parliamo di analisi tecnica e analisi fondamentale. Chiudiamo un attimino il book e poi le chiedo, riprendiamo al volo se ci dovessero essere novità. Molti clienti lavorano contemporaneamente sia sul mercato azionario sia sul mercato obbligazionario. Io mi premo, avrei la cortesia di porre la vostra attenzione su un aspetto. Torniamo a titolo intesa velocemente, in ottica di. Secondo me, in un'ottica di diversificazione del rischio, di cercare di cogliere le maggiori potenzialità che si possono analizzare sul mercato, prendere contemporaneamente una posizione su un titolo bancario, io per comodità ho qui intesa, ma qualsiasi titolo bancario, andate a vedere un grafico, è molto simile l'uno all'altro. Quindi dicevo, prendo una posizione longo su un titolo bancario, una fattispecie intesa, ma qualsiasi bancario, e avere una posizione corta invece su un obbligazionario, scusate, una posizione long su un obbligazionario italiano, io ho sempre il nostro Matusalem obbligazionario sul nostro mercato, quindi il BTP, vedete come il grafico di un obbligazionario, lo evidenzio, abbiamo una posizione long, la lasciamo lì un attimo su intesa e poi gestiamo l'ordine e poi torneremo velocemente alle fasi conclusive. Notate come c'è stato un forte impulso rialzista o di rimbalzo che dir si voglia sul BTP, BTP di cui sono pieni i portafogli nelle nostre banche, chi più chi meno, e chiaramente questo si riflette anche sui valori dei titoli stessi. Infatti, torniamo a intesa, per fare un esempio, ma qualsiasi bancario italiano possa riflettere lo stesso andamento, anche intesa ha avuto, come vedete, un movimento estremamente rialzista. Cosa volevo dire? Sia in ottica fondamentale, sia in ottica tecnica invece, prendere due posizioni distinte, ma il movimento è analogo, perché? Perché i portafogli delle banche italiane hanno una forte componente di obbligazione italiana, può essere controproducente, perché se sale uno sale anche l'altro generalmente. Da qui in ottica di diversificazione, può essere un altro titolo, esempio Cairo, può essere Emaco, questi titoli li scegliete voi in base alle vostre analisi e propensioni al rischio. Però mai cercare, mai doppiare una strategia, o si prende la posizione sul titolo bancario, oppure si prende la posizione su un titolo obbligazionario, perché ovviamente va in braccetto. Gli ultimi minuti ve li rubo e mettiamo al volo, come abbiamo fatto col titolo STM, anche la strategia sul titolo intesa. Quindi siamo lunghi di 100 pezzi a 1,7188, in questo momento siamo in utile, voglio andare a prendere una posizione, scusa, a inserire uno stop e un take profit per più giorni. Come facciamo? Portafoglio, dettagli portafoglio, selezioniamo il titolo, visto che abbiamo lavorato su più titoli contemporaneamente, lo selezioniamo, tasto destro, take profit e stop loss, così almeno rivertiamo quello che abbiamo visto sul titolo STM. Siamo lunghi, quindi lo stop ovviamente sarà in basso. Quale prezzo possiamo indicare? Non lo so, 1,70, ipotesi. Ovviamente lo stop lo voglio mettere al meglio, mentre se vogliamo mettere un take profit, siamo sempre lunghi 72, andiamo a chiudere la posizione a 1,85. In questo caso voglio non l'ordine limitato, al meglio ma limitato, e ricordiamo come possa mettere la strategia per più giorni. Replicando quanto fatto sul titolo STM, mettiamo 19 giugno. Quindi stop a 1,70 al meglio, take profit 1,85 allo stesso prezzo. Diamo l'ok, invia, torniamo ai nostri ordini. Come il titolo STM ha suo take profit e stop loss, anche il titolo intesa ha suo take profit e suo stop loss. Torniamo a noi per gli ultimi richiami formali e chiudiamo la puntata. Allora, siamo andati un pelino lunghi, ma anche perché abbiamo iniziato per una questione nostra tecnica con qualche minuto di ritardo. Cerchiamo le somme. Oggi abbiamo parlato di analisi fondamentale, abbiamo parlato di analisi tecnica, quindi analisi grafica. Io ho cercato, spero nel mio piccolo, di dimostrare come ogni investitore, piccolo o grande che sia, deve fare un proprio metodo di lavoro, una propria strategia. Come dicevo, possiamo basarsi su quello che è
aspetto grafico o l'aspetto fondamentale, ma una volta che avete individuato un vostro sistema di lavoro, di pianificazione, di investimento, mi raccomando, seguitelo. Seguitelo cosa vuol dire? Scelta dello strumento. Ma una volta che avete preso la posizione, l'abbiamo visto sul titolo STM, l'abbiamo visto sul titolo Intesa, porre comunque, specie per coloro che si affrontano per la prima volta, la metodologia di investimento online, quindi prendono in possesso in prima persona le proprie strategie di investimento, quindi la gestione dei propri soldi, stop loss e take profit sono fondamentali in ottica educational, in ottica di tutela del portafoglio. Ovviamente le strategie che abbiamo posto in essere hanno un'ottica di multi-day, quindi spero che magari qualcuno possa avere lo stop, qualcuno possa avere il take profit, le vedremo poi successivamente nelle precedenti puntate. Infatti il rinvio che faccio in questi ultimi minuti, che vi raccolgo la vostra attenzione, sono per l'ETF che si realizzerà la prossima settimana e nel quale noi avremo un appuntamento fisso tutti i giorni, ogni giorno affronteremo tematiche diverse con trader ed emittenti diversi. Anche in questo caso, attraverso la loro esperienza, cercherò di dare un'ottica di servizio Nubank, ovviamente anche laddove è possibile cercare di rispondere a tutte le esigenze e informazioni che voi possiate avere. E poi rimanderò invece alla prossima 24 settembre, la terza puntata del nostro 24 giugno, perdonatemi, la terza puntata del nostro seminario, in cui parleremo attraverso un'ospitata di un emittente, quindi prima persona, avremo più tempo dedicato di ETF, parleremo anche in questo caso di strategie su ETF e laddove ci siano domande e curiosità cercherò di evaderle in prima persona. Ricordo come tutti i nostri webinar sono dedicati a clienti e non clienti, è sufficiente dimostrarsi e registrarsi sul sito IBU Academy, può poterli seguire in diretta oppure in differita con il servizio di Dictionary. Detto questo, ringrazio ancora per coloro che hanno seguito in diretta la puntata, per coloro che ci hanno posto i loro quesiti in diretta. Siamo a disposizione con la mail webinar@ibubank.it per tutte le vostre curiosità e rimando alla vostra attenzione e al vostro interesse al prossimo appuntamento. A voi tutti, buona serata da me e da parte di IBU Bank. Buona giornata.